In questa situazione, Rav, ci sono così tanti elementi e oggi tutti questi elementi, tutte queste variabili stanno arrivando a superficie. Aspetta, ti ho soltanto chiesto cosa tu non capisci riguardo alla domanda. La domanda prima, la domanda è chiara. Cioè, colui che ama, che dà, la creatura deve essere opposta, ricevente, deve essere opposta, non deve avere nessun contatto, deve essere distante. Quindi com'è possibile che questo ricevente acquisirà qualità con cui possa capire, sentire, integrarsi, arrivare all'interazione con colui che dà in dazione? Quindi, apparentemente, forze di dazione devono essere introdotte con la forza e quindi imparare a lavorarci. Se ha la forza di dazione, la forza di ricevere, cos'è il prossimo? Deve essere diviso tra i due. All'interno la forza del creatore e la forza delle creature, Adam, la persona stessa, e lui sente che non può unirli, arrivare a sentire, a capire, in questa maniera non sente o capisce il creatore, ha questa mancanza, e poi ha un'opportunità di connettersi, integrarsi, ma non è che ha successo in questo, all'interno di se stesso. Se ha successo all'interno di se stesso, significa avere una forza positiva più forte della forza negativa, una roba del genere. No, deve avere questa brama del creatore che è al di fuori di lui, e quindi alle creature è stata data la forza negativa e positiva, la buona e la cattiva inclinazione, che divide, lo confonde, e quindi la sua intenzione e tutto il suo lavoro è con l'obiettivo che il creatore l'aiuti affinché diventi come il creatore. E questo è lo stato dove noi ci troviamo, e noi siamo vicini a uno stato dove diventa piuttosto chiaro. La domanda è: cosa ha chiesto? Come noi, attraverso l'organizzazione di noi stessi, cominciamo a connetterci con la forza dell'amore che è al di fuori? E qual è la risposta?